Raga, non riesco a capire se è dritta o no la telecamera. Spero vivamente di sì, sto morendo di caldo, quindi apprezzate questo video. Ciao, si gira. Raga, buongiorno e benvenuti in questo insieme video, sono Alessia e oggi sono tornata appunto con un nuovo video. Il video di oggi sarà un video haul enorme, raga, quindi mettetevi comodi perché ci sono un sacco di cose. Ho comprato tantissime cose stavolta, ho fatto un ordine su Shein molto grande. Vi lascio tutti i codici scritti nello schermo e inoltre vedete anche le cose indossate. Scusatemi, l'unica cosa, se ho la voce un po' così perché ho perso la voce, uno, e due sono tutta attappata per chi non lo sa, io sono allergica e quindi questo periodo mi attappa proprio, mi si attappa tutto il naso, eccetera. Sono allergica a tegraminacee, polveri e cose varie, quindi diciamo non ci posso fare niente purtroppo. Però vabbè, comunque spero non vi dia tanto fastidio, mi scuso già in principio. Inizio prima dalle cose che non sono vestiti, perché stavolta ho comprato alcune cosine giusto per sperimentare. Allora, le prime due cose che ho visto che andavano viralissime su TikTok sono questi due. Uno è un contouring liquido che ho visto un sacco su TikTok di Shiglam. Questo qua è la colorazione Golden Sun. L'unica cosa, raga, l'ho provato oggi sul trucco, bellissimo, si sfuma da Dio. Solo che forse avrei dovuto prendere una colorazione un po' più scura, perché essendo abbronzata, diciamo che non si vede tantissimo, ecco. E in più ho preso anche questo qua che è il blush. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è che ci sono delle particole di glitter, quindi nel senso non è proprio tanto tanto illuminante, però io preferisco i blush opachi che non hanno glitter o cose del genere, quindi diciamo meh. Però secondo me fa un bel effetto comunque, nel senso non si vede tantissimo. Poi una volta applicato sulla pelle, però avrei preferito ecco senza. Poi raga, ho preso questi che sono dei glitter che vi giuro raga sono i glitter più belli che io abbia mai visto. Sicuramente li userò per andare a ballare o cose del genere, perché vi giuro sono stupendi. Sembrano tipo letteralmente cose tipo di Euphoria. E raga, sono stupende, sono tutti olografici eccetera. Niente, li avevo visti sempre su TikTok e l'ho voluti provare e ve li consiglio tantissimo. Poi raga, ho preso un paio di occhiali. Questi qua li volevo da un po', sono fatti quasi che li rompo. Sono fatti così, sono marroni, ve li indosso anche questi. Secondo me sono semplicemente stupendi, bellissimi da mettere anche così. Belli, belli, belli. Ora vabbè, non c'entra niente perché c'ho il rossetto rosso, però fidatevi, sono veramente, veramente belli. Poi avevo comprato questo pacchetto qua di copricapezzoli che vengono, non so quanti ne vengono in realtà, però vengono sia neri che color carne. Da lì sembra bianco, ma vi giuro che è color carne. L'ho indossati per provare e sono super comodi, non li sentite per niente e secondo me sono un'ottima alternativa per quelle magliette che vanno senza reggiseno, ma che però sono un po' fine e quindi diciamo si potrebbe vedere qualcosa. Quindi nulla, li volevo da tantissimo e ve li consiglio un sacco perché costano anche poco. Poi raga, ho preso un paio di scarpe, è la prima volta che prendo un paio di scarpe su Shein, ma queste le volevo da tantissimo e nei negozi fisici non le trovavo. Sono dei tacchi, sono dei sandali col tacco. Quei sandali che si allacciano cioè si allacciano lungo la gamba, ve li faccio vedere indossati, ma sono veramente la cosa più stupenda del mondo. E ho preso un 39 e mi sta da Dio, cioè mi calza proprio bene bene bene. E ero indecisa se prendere un 38 o un 39, perché se le scarpe calzano poco indosso un 39, però generalmente io indosso un 38, quindi avevo assolutamente paura o mi stessero piccole o mi stessero grandi. Non avendo mai comprato scarpe su Shein avevo molta paura, invece sono venute perfette. Sono assolutamente scomodissime perché comunque non hanno un minimo di plateau e niente, quindi comunque sono comode. Però non sono altissime come scarpe e ve le consiglio tantissimo, sono super eleganti e bellissime. Allora raga, adesso passiamo ai gioielli, tra virgolette. Allora, ho comprato questi orecchini qua innanzitutto, che sono super sobri raga, sì, super super sobri direi, sono tutti glitterati, sono tipo tutti strass, che però secondo me sono stracarini perché per andare a ballare, io li volevo da tanto per andare a ballare più che altro, perché per andare a ballare raga più luccichi meglio è. No, vabbè, ovviamente nei limiti del possibile, però ecco, cioè orecchini del genere si mettono tranquillamente con una coda, eccetera, sono stupendi, raga, bellissimi proprio. Poi ho preso un pacchetto di collane per andare al mare, quindi
quindi collane che mi danno vibes estive. E veniva questa qua con le perline, che già l'ho indossata. Poi questa qua con le conchiglie, anche questa super super estiva, raga. E quest'altra qua che è dorata con una conchiglia sempre, anche questa super estiva. Quindi queste le userò più che altro per andare al mare. Poi raga, Shein mi ha inviato questa borsettina qua in omaggio, perché ho comprato veramente tanta roba, e quindi come regalo c'era questa. E dentro ci ho messo tutti gli orecchini che ho comprato, perché sono tantissimi. Allora, il primo set. Oddio raga, mi sono intrecciati tutti. Oddio, non so come mi è passata per la testa sta cosa di metterli insieme. Il primo set comprendeva queste due cartelle. Ve le farò vedere in dettaglio con dei close up, perché non saprei dirvi. Però ci sono tantissimissimissimi orecchini argentati, che è, diciamo, il colore che io utilizzo un po' di più. E sono stupendi, raga. Uno più bello dell'altro. E poi ho preso anche un set di orecchini dorati, perché non li uso tanto quanto quelli argentati. Però comunque quando metto tipo cose marroni eccetera, mi piace molto di più abbinarci orecchini dorati. Poi ho preso due set di anelli, però colorati, sempre molto estivi. Uno che è tutto sul bianco, diciamo. Vi farò anche di questi dei close up, perché raga, sennò è impossibile farveli vedere. E l'altro invece è tutto sul rosa, rosa e dorato. Secondo me super estivi, raga, e stupendi, bellissimi, bellissimi, bellissimi. Raga, Shein si sta superando sempre di più, perché ogni volta che ordino qualcosa, cioè non è che ordino molto spesso, però tipo io mi ricordo che il primo ordine di Shein che ho fatto, che è stato quando, diciamo, ho iniziato ad andare virale, faceva schifo, cioè qualsiasi cosa che ho comprato faceva schifo. Poi già dal secondo è migliorato, terzo, e oggi vi posso dire che è stupendo, cioè andate tranquillissimi comprando là. Ah raga, mi sono scordata di questi orecchini qua, che li sto indossando, per questo mi sono scordata, tutti dorati con le perline. Anche questi stupendi. Allora raga, partiamo dai costumi, dai. Allora, i costumi devo dire che potevo fare di meglio, nel senso che non è che mi sono piaciuti tutti tanto. Quindi vabbè, ok, già ho provato tutto, perché ovviamente mi sono arrivate le cose e io che facevo non le provavo, quindi ho già provato tutto però. E quindi vi posso dire le cose che mi piacciono e le cose che non mi piacciono. Allora, iniziamo. Questo costume qua innanzitutto è un modello che io avevo già in nero. Uno che secondo me è tanto tanto piccolino, raga, cioè nel senso molto molto piccolino, e secondo me la coppa dentro fa un po' far difetto al costume, quindi io la toglierei, ok? Anche perché sono due strati di tessuto molto molto grossi, quindi la coppa non serve a niente, nel senso che comunque non trasparisce, ecco, questo volevo dire. Quindi posso tranquillamente usarla senza. Per il resto bello, forse lo utilizzerei anche incrociato, cioè l'ho provato a incrociare così, raga, cioè mettendolo così incrociato, e sta veramente bene. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Non vi proverò i costumi, perché vi metto solamente la foto, perché raga, non mi sento, diciamo, di provarli, ecco, su di me. E la parte sotto invece è così, è stretta dietro, perché a me i costumi piacciono così, quindi con la parte sotto abbastanza stretta. Però questo qua non è proprio tanto tanto stretto ed è un po' a vita alta, quei costumi che fanno tipo la sorta di V, che secondo me definiscono un sacco il fisico, e sono stupendi. Poi questo non so quale sia, raga. Ok, questo è un costume intero che è stupendo, uno dei miei preferiti. Ve lo faccio vedere. È fatto tipo così, che è tagliato qua in mezzo in questo modo. Vabbè, non si capisce da qua. L'unica cosa, raga, è che la parte sotto non è tanto stretta. Però vabbè, ci possiamo fare, diciamo, posso chiudere un occhio, perché alla fine è molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Quindi pace che la parte sotto non è stretta, o ce la faccio diventare, faccio cucire a nonna un pochino una parte, non lo so, vedremo, oppure la lascio così, perché alla fine ci potrebbe stare anche un costume intero, quindi ci potrebbe stare. Giusto perché abbiamo fatto tutto nero, bianco eccetera, adesso partiamo con un costume super diciamo sobrio, ecco. Allora, anche questo la parte dietro non è tanto stretta, però va bene. Comunque la parte sotto è così, fatta, ciaffetti qua, carina. Se fosse stato un po' più stretto sarebbe stato meglio, ecco. E la parte sopra è fatta così, una sorta di fascia, che anche qua un'altra volta tolgo le coppe palese, infatti approfitto per farlo adesso, perché fanno proprio tipo difetto, raga, cioè rimangono tutte strane, non lo so, non mi piacciono, quindi le levo. E dietro la particolarità, che tra l'altro non avevo visto sul sito, raga, è che è fatto così, cioè è aperto, tipo c'ha questi tre, non so come posso dire, nastrini, non lo so. Comunque mi è piaciuto tantissimo, non l'avevo visto
quando l'avevo comprato. Però che abbiamo un flop, perché avevo preso una parte sotto e una parte sopra nera separati. Cioè ho preso la S e guardate, è enorme, cioè tipo è grande quanto la mia faccia. Cioè io raga non ho le tette grandissime, quindi questo dove me lo metto? Cioè raga mi copre pure l'anima qui dentro, cioè ci navigano qua dentro, capito? Quindi boh, non lo so, o lo do a un'amica mia, ma è che le amiche mie hanno tutte le tette piccole, quindi boh, non lo so, vedremo cosa farne. Altro colore molto sobrio, ma che secondo me è stupendo, raga, guardate, parla da sé. Questo è un po' complicato da farvi vedere così, perché è tutto intrecciato. La parte sotto è sempre così molto abbastanza strettina e a vita alta, stupenda. E la parte sopra, come vi ho detto, è tutta mezza intrecciata, quindi non saprei come farvela vedere. Vedete la foto qua, stupendo questo, il colore mi piace tantissimo. Infine raga, la parte sotto che avevo preso per quel reggiseno, per quella parte sopra che mi sta troppo grande, è questa qua, ok? Questa raga è veramente molto molto fina e ha è fatta così, cioè tipo l'elastichino, cioè qui ai lati è tagliato qua, però è veramente figo, bellissimo. Ok, ora possiamo passare ai vestiti proprio. La prima è la maglietta che sto indossando adesso, che è nera semplicissima perché comunque mi servivano cose anche del genere, però dietro la schiena è tutta scoperta e inoltre ha tipo i laccetti che potete girarli come vi pare, nel senso potete un po' fare quello che vi pare, ecco. Questo cos'è? Ah, questo è un top sempre nero, perché comunque ho bisogno di top neri raga, di cose basic un po' per tutti i giorni. Questo qua ha un taglio, uno scollo qua. È stupendo questo. L'unica cosa che forse vorrei l'avessero fatto un po' più piccolo, perché in effetti questa qua è la S, però non penso ci fosse la XS, perché comunque io ho preso tutte le taglie più piccole raga, perché tanto io so come sono fatta io di corpo e sicuramente le taglie più piccole mi sarebbero andate. Però questa qua c'era solo la S evidentemente come taglia più piccola, e quindi niente. Però ecco, se fosse stato un po' più piccolino sarebbe stato meglio forse, quindi non so ancora cosa fare. Poi raga abbiamo questa maglietta qua che è semplicemente stupenda, questa è veramente bella. L'ho presa di questo colore qua che è un lilla, perché ho pochissime cose così, cioè nel senso ho pochissime cose lilla, in realtà non so nemmeno se sta in palette e se mi sta bene, ma non mi interessa, ok. Poi abbiamo questo che, ah ok, questa è un'altra maglietta che non so cosa farci, questa mi sta proprio larga raga, era una maglietta crop nera con uno scollo, però raga non lo so se quando la lavo si restringe. Provo a metterla in asciugatrice, non lo so, vedo cosa fare, perché di solito questi tessuti qua messi in asciugatrice si restringono un po'. Se si restringe allora la uso, se non si restringe è un po' tutto un cavolo, ecco, perché mi sta larga. Ah, abbiamo questo body che ancora devo capire un po' come la penso su questo body, che è fatto così raga, cioè tipo è un body proprio e dopo c'ha questi due cosi che potete sia legarli come un po' vi pare. L'unica cosa è che mi sembrano troppo grandi, cioè c'ho le tette troppo piccole, per forse dovevano fare la striscia un po' più piccolina raga, ma capisco che poi magari per chi ha le tette, se la facessero un po' più piccolina sarebbe un po' un problema. Però così mi sta veramente enorme, cioè copre tutto praticamente, e quindi non lo so, forse faccio cucire da mia nonna un pezzetto per farla diventare un po' più piccolina, non lo so cosa farò, però va bene, vedremo. Arriviamo al punto forte di questo haul raga, che è questo vestito, che niente, ce ne sono veramente, ne vado pazza, cioè raga è stupendo, stupendo. È fatto così, è nero glitterato, semplice in realtà, abbastanza semplice, ma uno che mi sta veramente bene. Qua di fianco è drappeggiato, che io adoro, e dietro la schiena c'ha una sorta di spacco, vedete? Raga, veramente bellissimo, non so che dirgli, è stupendo, 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 stupendo. Poi abbiamo, perché è girata, abbiamo questa maglietta qua con nera, sì nera, raga, sono stupida, fai sci oggi, sono un po'. Stavo dicendo, questa maglietta qua bianca con questa scritta che è verde, e l'ho comprata perché avevo comprato un cappellino verde, quindi volevo qualcosa da abbinarci, e questa maglietta secondo me ci sta molto bene con un jeans, un pantaloncino nero o bianco o qualsiasi colore diciamo, e il cappellino verde perché è stupendo. Col cappellino però non avevo niente da metterci, da abbinarci.
Ho fatto la stessa identica cosa per questa maglietta qua arancione, perché anche qui ho comprato un cappellino arancione, ma non avevo niente da abbinarci. Quindi ho preso questa maglietta qua, semplicissima, con diciamo il drappeggio qua di fianco, che potete regolare quanto la volete corta o no. E anche questa molto carina, l'ho presa appunto solo per abbinare, cioè diciamo che è semplice, a parte il colore l'ho presa solamente per abbinarci il cappellino. Ah, oddio, questa raga è stupenda. Allora, c'è questa maglietta qua che non so come farvela vedere, però comunque è tipo, è tutta nera e ha questa apertura qua fatta così, e anche questa è stupenda, corta, a maniche corte. Questo può essere usato anche di sera tranquillamente, infatti cercavo dei top un po' così versatili che posso usare sia di giorno che di sera, dipende da cosa ci mettete sotto ovviamente, e niente, lo trovo stupendo. Ah, abbiamo il secondo vestito dell'haul. Questo qua è bellissimo anche questo, ha la parte della gonna e poi tipo come fosse un top, però diciamo legati, con una spallina solo. Questo è veramente veramente bello, molto semplice, nero, che posso usare anche tipo per uscire la sera tranquillamente. Avevo bisogno di un vestito nero semplice, tranquillo, perché li ho tutti per andare a ballare, che sono un po' più tipo, c'hanno i glitter, c'hanno filetti, quelli luccicosi, cioè c'avevo tutti un po' vestiti particolari, quindi avevo bisogno anche di qualcosa di un po' più sobrio, e questo qua è perfetto. Poi abbiamo questo, che è un top semplicissimo in realtà, è fatto così a canottierina con i filetti che potete legare sempre attorno al corpo. Niente, lo posso usare anche questo di giorno e di notte quando mi pare, ecco. Poi raga, ho questa maglietta qua, che è una maglietta semplicissima marrone. Anche questa forse se fosse stata un po' più piccolina sarebbe stata meglio. E tra l'altro questa qua è pure un XS raga, quindi non so perché sia così grande in realtà, ma boh, non ne ho idea sinceramente. Comunque questa qua marrone normalissima, giusto perché sì. Poi abbiamo questa che è molto 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 carina raga. Questa è veramente veramente bella. Anche questa poteva essere un po' più piccolina, però alla fine mi sta anche bene, quindi è tutto, c'ha tutti questi disegni qua, e veramente veramente bella, bianca, semplice, figa. Ah, poi c'è questo top qua, molto carino, ma non so come farvelo vedere raga, è tutto mezzo intrecciato con tutti i fili. Vabbè, lo vedrete indossato, perché se non lo indosso non riesco a farvelo vedere. Poi raga, via, abbiamo questo, che è un top azzurro, stupendo. Raga, sto colore mi fa impazzire, non so se mi sta bene o no raga, però sinceramente non mi interessa. Aspettate che ve lo faccio vedere. È fatto così, ok? Cioè, queste sono le spalline fatte così. Stupendo questo, bellissimo. Non so se questo colore mi sta bene, ma non mi interessa. E infine, raga, ultimo articolo del nostro haul è questa maglietta qua. È rigirata, raga, vabbè, ma è tutta bianca, semplicissima, con sempre il drappeggio. Penso sia la stessa identica maglia che ho preso arancione, però l'ho presa bianca anche. Che appunto potete regolare la lunghezza. Raga, questo era tutto quello che ho comprato. Sono abbastanza cose, sì, ma ne avevo bisogno. Più che altro avete visto, ho preso tutte cose abbastanza semplici, abbastanza versatili, che si possono usare un po' con tutto, proprio perché avevo pochissime cose del genere, e molto spesso mi ritrovavo a dover tipo fare degli outfit e non avere dei top semplici, tutto nero o tutto bianco, o cioè comunque qualcosa che potessi fare, cioè potessi usare come base, diciamo. Questo era l'haul, io spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate tanti pollici in su, mi avete chiesto in tantissimi un haul del genere, quindi spero vi piaccia, e fatemi sapere qual è stato il capo che vi è piaciuto di più e quale quello meno. E nulla, un bacione e ci vediamo quando capita qua sul canale. Ciao.